Benvenuti ad una nuova puntata di Braccobaldo TV. Oggi parleremo della Gotto Romagnolo e per farlo siamo in collegamento da Vernio, in provincia di Prato, con Andrea Langianni, titolare dell'allevamento del Carpino Nero. Benvenuto Andrea. Grazie, buonasera, grazie per avermi invitato. Allora Andrea, com'è nata questa vostra passione per il Gotto Romagnolo? Beh, la passione per questa splendida razza è un'eredità di famiglia. Io provengo da tre generazioni di persone che a livello bistico praticavano la caccia alla lepre con i segugi italiani, vale a dire mio bisnonno, mio nonno, mio babbo, e a me non siamo esattamente arrivati perché è entrato direttamente il Lagotto quando nel 1995, diciamo, l'interesse di mio babbo si spostò dal praticare quel tipo di caccia all'intraprendere una nuova avventura che era appunto la ricerca del tartufo. Quindi mi ricordo era il settembre del 95, andammo a prendere una cucciola, una femmina di colore bianco-arancio di nome Briciola, e con lei ebbe inizio la nostra avventura nel mondo del Gotto Romagnolo. Da qui iniziamo timidamente ad approcciarsi a quelle che erano le esposizioni. Addirittura prima di poter fare questo passo avevamo fatto tutto l'iter perché il Lagotto che era stato preso non aveva il pedigree. Pertanto, mediante tutto un iter di riconoscimento, si riuscì ad avere il pedigree di prima generazione e da lì si iniziò a frequentare appunto anche il mondo delle esposizioni e quello delle prove di ricerca del tartufo che erano organizzate dal Club Italiano Lagotto. Io lì ero, diciamo, nella piena adolescenza, seguivo mio babbo con grande interesse, ma lasciavo a lui la totale gestione di accoppiamenti e di scelte particolari. Fino al 2008, anno in cui purtroppo è venuto a mancare mio padre, e come dicevo, in eredità ho ricevuto, tra le varie cose, anche qualche cane. Di lì c'è stato un momento un po' buio, poi dopo qualche, insomma, indecisione, che fare, che non fare, ho deciso di riprendere in mano quello che era stato un lavoro iniziato da mio papà e cercare di andare avanti. Da quel momento fino ad ora, insomma, un po' di strada se n'è fatta, siamo arrivati ad allevare oltre 200 cuccioli di Lagotto, e ad avere cani un po' in tutte le parti del mondo, dagli Emirati Arabi Uniti al Messico, all'Australia, all'America, al Canada, alla Norvegia, a tutta, comunque anche sempre la parte dell'Europa del Nord e in Polonia, insomma, veramente, veramente quasi dappertutto. Ecco, questo ci riempie sicuramente di gioia e di apprezzamento per quello che è il nostro lavoro. Siamo molto contenti di questo. È un qualcosa che ho sempre cercato di portare avanti al meglio, e vedo che, insomma, le persone lo stanno apprezzando, e questo, ripeto, mi riempie di gioia. Ecco. Andrea, e che tipo di cane è il Lagotto Romagnolo e come si è evoluto negli anni? Beh, il Lagotto Romagnolo è sicuramente un cane molto versatile. Nasce come un cane da recupero della selvaggina acquatica, cioè degli uccelli acquatici in palude nelle valli di Comacchio e delle valli del Ravennate. La funzione del Lagotto è stata più che altro questa, fino a che poi in quei territori nel corso degli anni non si è arrivato a bonificare quei territori, pertanto venendo meno le zone, insomma, paludose dove i cacciatori potevano svolgere questo tipo di caccia, e il Lagotto piano piano è stato, diciamo, riconvertito presso un'altra funzione, che poi è stata quella della cerca del tartufo, tant'è che il Lagotto ad oggi è l'unica razza riconosciuta
come razza ufficiale per la ricerca del tartufo. Il Lagotto è sicuramente questo, però ci tengo a dire che negli oltre 30 anni di storia ufficiale le persone l'hanno apprezzato e sempre più apprezzato anche come ottimo cane da compagnia. Questo magari perché la taglia è né troppo piccolo né troppo grande, ha una grande dote che è quella di non perdere il pelo, e questo insomma lo rende anche il carattere molto docile e affettuoso, quindi lo rende anche un ottimo cane da compagnia, da famiglia, a livello di, come dire, di attività. Il Lagotto gli si può chiedere di fare l'agility, gli si può chiedere anche di fare il, è un ottimo cane anche come cane da pet therapy, per esempio, ha veramente mille sfaccettature. E ripeto, forse negli anni, nonostante sia rimasto anche un gran cane da tartufo, le persone l'hanno ancora di più maggiormente apprezzato come cane da compagnia. Andrea, e per quanto riguarda la cura e la patologia di questa razza, cosa ci può dire? Di sicuro una principale attenzione va posta su quella che è la cura del mantello del Lagotto, e qui si potrebbe fare una distinzione tra la tosatura e la toelettatura. Sui libri di testo o comunque su internet, quello che si trova maggiormente, cioè si trova maggiormente come informazione, è che il Lagotto va tosato due volte l'anno. Mi permetto di dire che questo non è esattamente corretto, perché è stato scritto quando il Lagotto era prettamente un cane per la ricerca dei tartufi, viveva all'esterno dell'abitazione e quindi c'era anche una cura un po' diversa, un'attenzione minore magari verso il cane. Come dicevo prima, man mano che il cane è diventato sempre di più un compagno di vita e quindi è entrato nelle nostre case, di conseguenza anche la cura del suo mantello è diventata più importante. Quindi sicuramente sono richieste più di due volte, più di due tosature. Oppure se si parla di tosature, si parla di un taglio che viene effettuato tramite una macchinetta, si chiama ovviamente tosatrice, ce ne sono di vari modelli, ma fondamentalmente il taglio che si fa è quello di portare il pelo ad una lunghezza che può essere per esempio di 3, 5, 7 o comunque al di sotto del centimetro di lunghezza del pelo. Questo è sicuramente pratico, è un qualcosa che io faccio abitualmente in allevamento, perché visto la grande numerica dei cani che abbiamo, tenerli tutti perfettamente in pelo non è sicuramente semplice. Però ecco, magari il discorso è questo: siccome tosandolo così corto perde un po' quelle che sono le sembianze caratteristiche del Lagotto, quindi il pelo non si vede più bene il caratteristico riccio del Lagotto, la testa prende un'altra forma, sembra più un'altra razza di cane. Pertanto quello che magari è il mio consiglio anche a coloro che prendono un cane per compagnia è più che altro di farlo tosare, di farlo toelettare. Per toelettatura si intende una maggior cura del pelo, quindi una pettinatura periodica del pelo, generalmente con un pettine di metallo a denti larghi e lunghi. Questo non è che vada pettinato quotidianamente, dipende anche dai periodi dell'anno. Comunque magari si può pettinare una volta ogni due settimane, poi sarebbe opportuno portarlo da un toelettatore che conosce come deve essere toelettata questa razza, con una frequenza tra i 2 e i 3 mesi. In questa maniera può essere effettuato un taglio a forbice, facendo sì che il pelo del Lagotto sia magari tra i 2 e 3, non più di 3 centimetri direi. E può essere effettuato un taglio, una tosatura della parte sottostante, della parte inferiore del cane, perché tanto è quella più vicina al terreno e magari quella che può un po' più sporcarsi, però è anche quella che si vede meno. E poi sarebbe importante magari
effettuare sempre un taglio corretto a forbici per quanto riguarda l'area della testa, lasciando la caratteristica forma sferica come dovrebbe essere la toilettatura del lagotto. Va detto che sì, tanti toilettatori stanno cercando di imparare, ma non è così semplice ancora trovare dei toilettatori che sanno come si deve fare il lagotto. Se quello mi posso permettere di dire che se non si sa come deve essere fatto, meglio tosarlo tutto che non fare una toilettatura a barboncino su un lagotto, perché insomma non renderebbe giustizia sicuramente. Ecco, detto questo, una particolarità sempre legata a questa razza è che il pelo all'interno delle orecchie del lagotto tende a crescere, pertanto sarebbe una buona prassi, man mano che passa il tempo, tenere, ma è una cosa che può fare il proprietario, non importa andare dal veterinario o dal toilettatore. Mi rendo conto che a primo acchito possa sembrare una pratica un po' strana, però con le semplici dita, magari mettendosi un guanto di lattice, si può periodicamente strappare il pelo con le dita, il pelo all'interno del padiglione auricolare. È un qualcosa che il cane ovviamente deve essere abituato. Iniziamo già noi qui, prima ancora di consegnare il cucciolo, e se questa cosa viene fatta periodicamente, tipo un controllo una volta al mese, il cucciolo si abitua piano piano a questa cosa e non soffre come magari si può pensare. E questa pratica secondo me è utile, perché evita di far sì che si possano andare a verificare delle otiti o delle problematiche comunque legate alle orecchie, perché se non gli si fa niente il pelo cresce, si forma il cerume, vengono delle palle di un qualcosa di sporco e comunque ecco, possano causare problemi. Quindi è un'accortezza che secondo me è d'obbligo per coloro che vogliono avere questa razza. Certamente, Andrea. E per concludere, qual è la vostra idea di allevamento? Noi fin dall'alba dei tempi, diciamo, io ho sempre cercato di fare le cose dando totalmente me stesso e cercare di farle al meglio sotto tutti gli aspetti. Per questo motivo noi si è sempre cercato, e badate bene, la parola chiave secondo me è cercare, è un po' come la ricerca della felicità, è un qualcosa, anche la ricerca del lagotto completo a 360 gradi, è un qualcosa che secondo me un buon allevatore deve porsi come obiettivo, che però man mano sembra di avvicinarsi a un certo punto, ci si rende conto che si può fare ancora meglio, e quindi è un qualcosa che non si afferra mai fino in fondo, perché si cerca sempre di migliorarsi. Comunque, alla base del nostro allevamento c'è sicuramente la selezione secondo quattro punti cardini, che sono la salute, il carattere, la morfologia e anche l'attitudine alla cerca del tartufo. Quindi, per quanto riguarda la salute, il lagotto è un cane piuttosto rustico, però come un po' tutti gli esseri viventi può soffrire di qualcosa. Nel lagotto sono state riconosciute alcune patologie genetiche, però ecco, queste tramite un comunissimo esame del sangue, tramite dei laboratori che eseguono appunto questi esami specifici sui cani, si possono andare a vedere in base a queste patologie riconosciute della razza, come è il cane, e di conseguenza in base a questo qui si possono determinare gli accoppiamenti in un verso o nell'altro. Pertanto riconosco anche che a livello generale c'è una buona cultura in merito, pertanto tanti cani sono comunque ben controllati anche da questo punto di vista. E questo ovviamente porta mano a mano a un miglioramento dello stato di salute della razza. E questo qui è per quanto riguarda patologie genetiche. Andando poi magari a vedere patologie scheletriche, viene subito a mente quella che può essere la displasia dell'anca e del gomito. Ora, io parlo sempre per la mia esperienza, per quella della nostra esperienza non ci sono state particolari problematiche relative alla displasia dell'anca e del gomito. È un cane che va a pesare mediamente 15 kg, le femmine qualcosa di meno, i maschi forse qualcosina in più.
ha una struttura ossea che non è particolarmente forzata e generalmente se si mantiene una buona muscolatura, il cane, il lagotto non ha problematiche anche magari in tarda età legate al movimento. Ovviamente una piccola incidenza ci può essere, ma nella maggior parte, ecco, dei casi non ci sono, o perlomeno io non ho riscontrato problematiche di questo tipo. Quello che è il consiglio magari a chi noi ovviamente lo facciamo ormai da tempo, cioè tutti i nostri cani sono controllati sia per le patologie genetiche che per quelle scheletriche. E questo sicuramente dà qualche punto in più per quanto riguarda una famiglia che vuole scegliere, venire a prendere un cucciolo. Sicuramente l'interesse della famiglia verte un po' di più su un discorso di salute che magari non su quello di particolari discendenze importanti a livello di cani da esposizione. Ci possono essere alcune magari patologie oculari, le oculopatie. Qui non c'è una grande, diciamo, cultura nel testare. Noi lo facciamo perché io, come dicevo, per indole, tutto quello che si può controllare mi piace controllare. Questo è ovviamente volto per poter conoscere sempre meglio i miei cani, i cani che vado a che allevo e per dare quante più garanzie ai miei clienti. Ecco. Devo dire però che no, anche qui no, l'incidenza di patologie legate agli occhi non sono state, a mio avviso, riscontrate. Quindi, da un punto di vista di salute, la nostra selezione verte su tutte queste cose. Per quanto riguarda il carattere, c'è da dire che il lagotto, se non è ben socializzato, potrebbe tendere ad essere un po' timido. Quindi, a maggior ragione, anche per ovviare a questo, si fa un grande lavoro per quanto riguarda la socializzazione del cucciolo. Questo fin dalle 2 o 3 settimane di vita. Tutti i nostri cuccioli nascono in casa e qui vi restano fino a 30-35 giorni almeno. Quindi vivono intanto tutti gli stimoli della casa, i rumori e le persone vengono toccate e maneggiate. Quando poi vanno nella zona, diciamo, un po' più esterna dell'allevamento, continuano anche qui un percorso fatto di tante stimolazioni acustiche, perché per esempio utilizziamo degli stereo che riproducono svariati rumori. Questo, per quanto riguarda i cuccioli, ascoltando questi rumori in continuazione, non arrivano a non associarli a un qualcosa di negativo, anche perché li sentono e non succede niente, quindi comprendono anche loro che non c'è da avere paura. Questo è sicuramente una buona base, per poi poter avere un cucciolo ben equilibrato. È fondamentale però che una volta che il cucciolo viene consegnato a una nuova famiglia e una volta che viene concluso il percorso vaccinale, è fondamentale che il cucciolo conosca più luoghi diversi possibili, più persone ed animali possibili e abbia quanti più stimoli possibili. Questo fin dai primi mesi di vita ed è una cosa d'obbligo, secondo me, per poter avere un cane ben equilibrato per tutto il resto della vita del cane. Perché un cane che ha paura è un cane che non riesce ad apprendere praticamente niente. Un cane che invece vive in maniera serena è un cane che ti può dare tutto quello che ha dentro di sé. Un altro punto cardine per quanto riguarda la nostra selezione è anche quello di cercare di selezionare a livello morfologico questo cane. Quindi c'è uno standard di razza che descrive come deve essere fatto e noi cerchiamo di progettare gli allevamenti, gli accoppiamenti, chiedo scusa, basandosi anche su un punto di vista morfologico. Prima viene la salute ed il carattere, ma si cerca anche di produrre cani il più possibile vicini a quello che è lo standard di razza. Noi da quando si è iniziato contiamo qui in allevamento 7 campioni italiani di bellezza, 4 campioni internazionali di bellezza. Mi sembra oltre 20 campioni esteri di bellezza, 8 riproduttori selezionati. Il riproduttore selezionato è quel cane che ha superato determinate prove, per esempio
preso una certa qualifica sia in esposizione di bellezza che la fattispecie della gotta, ovviamente ha superato la prova di ricerca del TAR con molto buono o la valutazione di eccellente, e inoltre è stato sottoposto alla radiografia per la displasia dell'anca ed è risultato non displasico, ecco. Quindi questo sarebbe magari un punto in più per dire che un riproduttore selezionato è quel cane che può esprimere il meglio di sé, perché bello, bravo, e da un punto di vista di displasia esente da queste cose, ovviamente. Infine, perché è vero sì che il Lagotto è un ottimo cane da compagnia, però nasce come cane da lavoro, come cane da tartufi. Pertanto io sono sicuramente contento anche di dare i miei cuccioli a famiglie che magari li utilizzano per compagnia o per fare solo delle passeggiate, però essendo questa la natura del cane, il Lagotto non può diventare un cane proprio da salotto, da un soprammobile. Deve essere un cane che, se gli si chiede di fare un'attività, può essere sempre in grado di farla, che sia il giocare con la palla o che sia avere una determinata resistenza fisica. Questo qui è sicuramente una cosa importante. Poi, grazie, diciamo, vista anche la mia discendenza, io cerco comunque di portare avanti anche la selezione per quanto riguarda la ricerca del tartufo, tant'è che non esattamente tutti, ma la stragrande maggioranza dei nostri cani sono addestrati fin da cuccioli anche alla ricerca del tartufo e vanno tranquillamente a tartufo e affrontano anche, appunto, come avevo accennato prima, le prove ufficiali per la ricerca del tartufo. Io, perché ecco, credo nel cane, come forse ho anticipato prima, a 360 gradi, cioè quel cane che può essere sia un buon cane da famiglia, però se gli si chiede, se la domenica mattina il proprietario vuole andare a tartufi, va a tartufi con il cane e si diverte a fare quell'attività lì, poi la sera torna a casa e il cane sta in casa con i bambini. Quindi io non vedo una, non penso sia necessario separare le due cose, ma il Lagotto è perfettamente in grado, a mio parere, di poter fare entrambe le cose. Quindi noi si cerca di portare avanti, come dicevo, un lavoro basandosi su tutti questi punti cardini. Sicuramente non è un lavoro semplice, ci vuole tempo, ci vuole sacrificio, ci vuole tanta passione, però piano piano penso, insomma, di aver intrapreso la strada giusta, e vediamo un po' quello che ci riserverà in futuro. Comunque ce la stiamo mettendo tutta, ecco. Andrea, io la ringrazio per essere stata oggi qui con noi, ma la ringrazio soprattutto perché dalle sue parole traspare la passione che ha verso questa razza. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. E grazie a tutti i nostri telespettatori che oggi sono stati qui con noi. Io vi ricordo che tutte le repliche delle puntate possono essere viste tramite il portale braccobaldotv.it e noi ci vediamo alla prossima puntata.